Le vacanze sono ormai alle porte. Avete un'incredibile voglia di partire, ma non volete spendere troppo. Come fare? Ve lo spiego tra poco qui su Tech Princess. Se vogliate partire per un weekend o per un lungo viaggio, non importa. In entrambi i casi potete chiedere una mano a Momondo. E no, non è una persona con un nome curioso. Momondo è un sito web nato nel 2006 e creato da un piccolo gruppo di sviluppatori danesi, determinati a rendere il mondo accessibile a tutti. Da allora l'azienda ha fatto enormi passi avanti, tanto da trasformare questa piccola piattaforma in uno dei migliori siti di comparazione di voli aerei. Esatto, è proprio a questo che serve Momondo, a confrontare le varie tariffe per poi trovare un volo economico e adatto alle vostre esigenze. Voi gli dite dove volete andare, quando vorreste partire e in quanti siete. Al resto ci pensa lui, scandagliando i prezzi delle compagnie di bandiera, cercando le offerte low cost e sfruttando anche i siti di viaggi. Dopo pochi secondi avrete una lista dettagliata da esaminare. Naturalmente potete scremare i risultati specificando la classe in cui volete volare, l'orario di arrivo e di partenza e il numero di scali che siete disposti a fare. Momondo però non vi aiuta solo a raggiungere la meta. Sul sito infatti potrete cercare anche gli hotel o trovare un'auto a noleggio, sempre utilizzando lo stesso principio: confrontare le tariffe per poter risparmiare il più possibile. Non sempre prenotare un viaggio è però così semplice. Pensate soprattutto ai cari vecchi weekend. Decidete di partire con gli amici ma non sapete proprio dove andare. Il rischio è quello di perdere tempo senza fare mai una scelta. Momondo vi aiuta anche in questi casi, grazie ad una funzione che si chiama Trip Finder. Invece di essere voi a dire a Momondo dove volete andare, sarà lui a suggerirvelo. Non in modo casuale ovviamente, ma utilizzando quattro parametri: il tipo di vacanza desiderato, il numero di persone, le date del viaggio e il budget. Volendo insomma potete chiedere a Momondo dove andare se avete voglia di prendere il sole ad agosto, magari con un paio di amici e un budget di 500 euro. Una volta ottenuti i risultati potete scremarli decidendo a cosa volete dare la precedenza, che sia il romanticismo, la cultura o la vita sociale. Tutto questo lo potete fare non solo da PC ma anche grazie all'applicazione disponibile gratuitamente sui dispositivi Android e iOS. Direi che per oggi è tutto, io corro a chiedere a Momondo qualche consiglio sulla prossima meta. Voi nel frattempo ricordatevi di visitare il nostro sito www.techprincess.it per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità in campo tecnologico. Ciao!